Ecco, da qui inizia la mostra, Lavori in corso, è un titolo molto semplice, quasi banale, ovvio, ma in realtà è un titolo che guarda fuori e dentro di me, in particolar modo perché i lavori in corso devono essere quotidiani per poter scoprire sempre nuovi recinti da varcare, entrare, viverli e poi superarli nuovamente. Ecco il lavoro in corso. Il lavoro in corso all'interno di una complessità che si fa sempre più difficile. Con tante parole che vengono utilizzate, fatti un po' meno, quindi necessità di fare il lavoro in corso per fare, non per dire. Ecco, questa è la rete, è proprio la prima mia installazione, direi, così decisa. È una rete vera, quella che si usa per recintare i luoghi laddove si progetta, si pensa e si costruisce in realtà. Ecco, è entrata anche dentro al Brollo, dentro questa galleria, e come vedi ha degli squarci, ha delle aperture, perché tutto quello che sta oltre alla rete, che può sembrare un limite invece, è qualcosa da conquistare e da conoscere. Però nonostante questo, come vedi, le finestre hanno delle sbarre ed è quasi una metafora della vita, no? Trovi sempre qualche ostacolo, ma c'è sì, qualche ostacolo, ma un ostacolo che è facilmente superabile, perché guarda poi dietro a queste sbarre, dietro a questa rete, quanto verde c'è. Ma anche questo però è un ostacolo, no? Perché oltre c'è qualcos'altro ancora, ci sono delle abitazioni e probabilmente ci sono tante persone che vivono gioie e anche dolori. Sembra che la vita in qualche maniera sia sempre articolata da queste due presenze, la gioia e il dolore. Quale deve avere la supremazia? Io spero che sia la gioia. Come fai per trovare questa gioia? Devi cercarla quotidianamente, devi cercarla, costruirla, incoraggiarla, mai perderla, saper superare e sopravvivere anche alle tristezze, alle difficoltà che puoi incontrare. La più grande opera, credo di aver fatto, la più importante di sicuro, è stata proprio qui a Mogliano Veneto. Sono arrivato a Mogliano 22 anni fa, ho trovato una comunità che mi ha accolto e ho trovato questa straordinaria opportunità. Ho conosciuto Don Giorgio, come abbiamo fatto un percorso di approfondimento di pensiero, e mi ha chiesto se potevo pensare ad una vetrata per la chiesa. Questa chiesa aveva un grande, a mio avviso, ostacolo, che proprio dentro l'altare c'era l'abside completamente buia. Quindi eravamo al buio e se eravamo dentro uno splendido, diciamo, recinto, ma non avevi la sensazione di poter andare oltre, né uscire, ma né nulla entrava. Ho proposto a Don Giorgio di abbattere l'abside. In sostanza, per dire in maniera molto più semplice, gli ho proposto di aprire tre fori finestra, ma molto grandi, alti circa 6 metri e larghi 2. Abbiamo studiato un'opera di ingegneria straordinaria con una manualità incredibile che è riuscita ad aprire questi enormi fori tenendo in piedi la chiesa. E poi c'è stato l'approfondimento ovviamente teorico, di pensiero, di quello che dovevamo fare. E allora riflessioni, verifiche. Siamo partiti da una poesia di Don Giorgio, che è questa, dal titolo Il sole lacerato, che è anche il titolo dell'opera. E Don Giorgio scrive: Il sole lacerato irrompe nello smarrimento su tutti i calvari del mondo, illuminando le nostre lunghe notti, l'estremo grido del figlio dell'uomo. Ecco questo dolore che poi invece diventa risurrezione e diventa la vita che esplode e esplode come, in che maniera? Attraverso un'infinità di colori. Praticamente all'interno di questa vetrata ci sono tutti i colori, tutti, che si sovrappongono, si intrecciano e ruotano. Ruotano in un vortice incredibile e questo vortice però, osservandolo, scopri che appare una enorme croce che allarga le braccia al mondo e i colori danno proprio la sensazione di questa molteplicità di presenze, di situazioni che però creano l'armonia, no? Creano il messaggio. E poi c'è la cosa più bella, secondo me,
che è un quadro attraversato dalla luce, cioè è la luce che incide sull'opera totalmente, incide anche modificandola, cioè creando delle suggestioni. Ed è un'opera di vetro, con la tecnica della vetrofusione, con il forno che ho nel mio studio. È un forno enorme, computerizzato, è due metri, posso inserire vetri per 2 metri per 1 metro, costruisco questi grandi fogli che non sono attraversati né da piombo né da ferro e, si realizzano sovrapponendo vetro. Non c'è pittura, non c'è nient'altro che vetro, vetro colorato fatto nelle fabbriche di Murano. Ho tagliato circa 2900 pezzi, li ho tagliati da solo, li ho tagliati con il coraggio di cominciare a rompere questo materiale così fragile, li ho sovrapposti con programmi sofisticati, ho ottenuto queste, vedi, enormi lastre, si vedono proprio dalla distanza e dal peso che qui i miei amici mi aiutavano a trasportarli dal forno all'interno della chiesa. Ecco, questa è una grande, a mio avviso, occasione che ho incontrato, perché ho realizzato davvero un'opera dove non c'è nessun punto che possa fermare il tuo sguardo, nessun punto che possa frenare la suggestione che la luce, il colore ti offre. E da lì ho capito ancora in maniera più forte come quello che cercavo nella pittura poteva manifestarsi con il vetro e come il vetro poteva manifestarsi dentro la pittura, che poi sempre è stato il tema degli artisti, no? Questo della luce. Però un conto è trovare la luce che batte sull'opera e ritorna, un'altra cosa è far attraversare invece l'opera dalla luce. Questo credo che sia anche un'idea così straordinaria, perché ti suggerisce infinite sensazioni. E così ho continuato a fare vetro e farlo diventare opera d'arte. Per anche una novità per Venezia, sai, io ho fatto questa installazione a Capesaro diversi anni fa, nel 2008, alta anche questa 5 metri per 4. Sempre in vetro. Col vetro, eh? Col vetro di Murano, sì. Sì. Adesso li vedi, quando saliamo su li vedi. E comunque questo tema della luce mi ha colpito poi ha rafforzato in me, insomma, questa ricerca, questa voglia. Però non è solo la luce, perché poi devi misurarti anche col pensiero, cioè tu non riesci a fare l'opera se non hai un pensiero che la sostiene, un'esigenza. Per esempio, ho l'impressione che in questo periodo della nostra vita, insomma, per esempio, le parole non fanno altro che descrivere, come sempre, delle immagini, solo che adesso se ne usano tante parole e quindi tante immagini vengono alla tua mente. Ma non solo, c'è anche il computer che ti fornisce immagini, c'è internet, ma c'è anche una televisione che è molto ricca di immagini, a volte anche molto contrastanti, tra il drammatico e il superficiale, l'allegro, il triste, ma sono immagini simultanee. E poi c'è la vita che cambia, cioè io ero abituato ad andare a Venezia, ad andare un piccolo, a vedere questi palazzi, tipo il canaletto, con queste visioni del cielo, dell'acqua infinite. Oggi vai a Venezia, vedi questo, ma dopo un attimo ti passa un transatlantico alto 12 piani, no? Che modifica quella sensazione di cielo, quella sensazione di spazio e modifica anche il tuo rapporto con la città e con l'ambiente. E questo non è che io voglio dire che è brutto. È così e cerco quindi di adeguare anche il mio sentimento, quello che provo, di trasferirlo attraverso le immagini, che credo che siano sempre vitali, tutte le immagini, non solo quelle di quadri. E così nascono questi piccoli monitor che possono raccontare di paesaggi, possono raccontare di sensazioni. E come vedi, le opere parlano anche di forme, di gesti, di colori, di intrecci, di sovrapposizioni. Sono un gestuale, sono un astrattista, ma sono categorie che non mi interessano più, tanto che ho messo la rete proprio per rappresentare questo spazio che ho bisogno di rompere, di oltrepassare per andare oltre. Questa è la chiesa di Mazzò. Stavo dicendo che farlo adesso. Ah, non conoscete? Brollo! È questo centro culturale, no? Chiuso, che abbiamo voluto aprirlo. Sì,
Vedi come lavori in cosa, no? Chiuso, aperto, dove ti incontri con le persone, esponi le tue opere. E questo spazio ho pensato anche di reinventarlo in qualche maniera, di pensarlo. Di pensarlo dentro il mio lavoro. Allora c'è questa parete inclinata, un po' strana, no? Anche per una galleria. E così ho installato questa immagine, anche questa che non è più dritta, ma perché non c'è nulla di dritto. Noi potremmo anche fare di tutto per addrizzarle le cose, ma non c'è più questa centralità di essere dritti. Infatti io insisto nel dire che ho la certezza, ma dell'incertezza però, no, certezze. Le certezze le trovo nei miei limiti, che però faccio di tutto per romperli e per sconfinare, andare oltre questi limiti. È un'operazione quotidiana, non è un'operazione, un progetto, è un'operazione quotidiana. Ma non c'è più nulla di centrato. E questo è un grande foglio, 4 metri, che ho dipinto e che poi ho anche voluto piegare, raccogliere, come nascondere, per portarlo via, chissà dove portarlo. E poi invece l'ho riaperto e l'ho collocato in galleria ed ecco che queste vibrazioni di colore sono contaminate anche ancora una volta dalla luce, creando dei rapporti chiaroscurali non di poco conto. Ma è proprio il gesto di aprire e di chiudere, di piegare e di riaprire, un po' come facciamo tutti i giorni nella nostra vita. E cos'è che accantoni? Cos'è che pieghi della notte, della tua vita, della mia vita? Cosa facciamo? Probabilmente mettiamo da parte le cose brutte, ma invece le cose brutte ritornano sempre a farsi vedere e quindi l'importante è saper convivere anche con queste parti, diciamo, scomode. Però ci sono. E tu puoi convivere con le parti scomode se ti proietti verso le parti invece nobili. Quindi la conquista di una vita più felice, no, più triste. Poi andiamo a questa installazione, anche questa nuova per me. Ne avevo già fatta una in Piazza Ferretto con dei tubi di alluminio tanti anni fa, mi sembrava fossero lunghi 50 metri, che li arrotolavo attorno a questi nuovi fanali, a lampioni della nuova piazza, no? Qui invece ho trovato questo ferro colpito da qualcosa che arriva dallo spazio, ma può essere anche un semplice fulmine, e poi l'ho arricchito, l'ho manipolato, l'ho collocato, la luce che ritorna non lo attraversa, ma lo moltiplica nella superficie che sta dietro, quindi non c'è più qualcosa di infinito, ma c'è qualcosa che va oltre, e poi ci sono i rottami del vetro, che non sono più quel materiale nobile che io cerco di portarlo ad opera, ma diventano semplici rottami perché di fronte a qualcosa che di più grande di noi determina, il vetro non può che diventare come la nostra vita, quella parte di rottame che è nobile, ma che rimane solo parte marginale della vita. Ecco, la parte bassa della mostra. Ma anche qui si tratta, anche qua parte del rottame della nostra vita, noi non siamo di rottami, rottami nel senso di tanti, di diversi, di azioni, di pensieri che poi si concludono se non trovano possibilità invece di manifestarsi oltre a quello che sono. Questa è la parte più, chiamiamola, dialettica, didattica, informativa su quello che io volevo fare all'interno di questo spazio, che è uno spazio che si è animato in maniera inusuale, diciamo, per il prologo, per come l'ho visto io nel passato, e poi si sale e come tutte le cose esistono sempre due piani, quello terreno e quello spirituale. Diciamo che nella parte alta forse. Andiamo.